Allora, premesso che il risultato è un risultato giusto perché loro hanno fatto molto, molto meglio di noi nel primo tempo, dove noi non abbiamo fatto tante cose buone nell'andare sotto palla e nell'andare a chiudere spazi, però poi paradossalmente abbiamo commesso una serie di gesti tecnici anche un po' banali, dando in alcuni momenti campo a loro che sono pericolosi nelle transizioni, quindi questo fatto qui un po' lo abbiamo subito, quindi nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, poi siamo cresciuti, decisamente siamo cresciuti, anche perché secondo me dal punto di vista fisico avevamo molto di più di loro da spendere e casualmente, obiettivamente lo dico, siamo passati in vantaggio, anche se poi da lì in poi la nostra partita è cresciuta di rendimento e non siamo stati risoluti in una situazione in cui abbiamo recuperato la palla due volte, poi invece di allontanarla eravamo quasi sulla linea di fondo e tirargliela addosso forte per farla finire in fallo, in rimessa dal fondo, abbiamo fatto un gesto tecnico non proprio adeguato, è nato questo rimpallo anche casuale, se l'è trovato uno di loro in area di rigore, abbiamo richiuso e poi sulla respinta è arrivato uno a rimorchio, adesso non ricordo neanche chi fosse e loro hanno pareggiato la partita. Noi il pareggio lo dobbiamo accettare, questo è un girone dove ci sono, l'ho detto sempre, 10 squadre che possono battere tutti, in questo momento non c'è una squadra, ma difficilmente secondo me ci sarà, una squadra che può mettere tutti in riga, noi siamo primi, siamo con merito perché i punti li abbiamo ottenuti meritatamente, stiamo facendo un percorso di lavoro, qualcuno nell'ultimo periodo dal punto di vista delle prestazioni individuali è un po' calato, ci può stare, analizzeremo i motivi perché di sicuro abbiamo fatto e possiamo fare partite più continue anche nella gestione della palla. Prendiamo questo punto, accettiamo il risultato anche perché è figlio di una partita in cui il risultato è giusto, un tempo per uno diciamo, e andiamo avanti. Che durante il campionato ci possa essere qualcuno che possa non essere brillantissimo, ma non per un fatto fisico, questo voi l'avete anche visto come la squadra negli ultimi 20 minuti loro hanno finito con tanti giocatori sfiniti, quasi con i crampi, noi eravamo molto più brillanti di loro dal punto di vista fisico. Sì, andremo a valutare, a vedere il perché, per come alcuni elementi non stanno dando quello che è. Però all'interno di questa rosa ci sono tante di quelle soluzioni che siamo in grado di scegliere, non dico le alternative, ma nel momento in cui qualcuno cala, avere le possibilità di cambiare.